chi può resistere davanti a colui che è tre volte santo? Chi può avvicinarsi? Chi può presentarsi davanti al Signore? Se non fosse per la grazia in Cristo Gesù, la risposta sarebbe inequivocabile: nessuno. Quanto è stato buono, quanto è stato fedele il Signore verso il popolo di Israele. E quanto lo è stato, lo è con noi e per noi il Signore. Ma a volte dovremmo fare un esame introspettivo del nostro cuore. Come mai a volte ci ritroviamo vuoti, senza forze, senza fede, senza fiducia nel Signore? E pensiamo che la causa di tutto siano gli altri. Perché rimanere in quella condizione? Cristo è venuto per trasformare luoghi di sconfitta, è venuto per trasformare la nostra realtà spirituale, che era una realtà morta, lontana dal Signore, in qualcosa di meraviglioso. Che se non fosse per il Signore, che ne sarebbe stato di noi? Sappiamo benissimo che il Signore può fare a meno di noi, non ha bisogno di noi. Siamo noi che abbiamo bisogno di Lui. Vedete di quale amore ci ama il Signore? Ed è Egli che si muove in nostro favore. Cosa ne vuoi fare di Cristo? Vuoi utilizzare Cristo un po' come il popolo di Israele utilizzò l'arca di Dio? Quando magari hai un problema, allora sei abituato a rivolgerti a Cristo? Gesù non vuole da te qualcosa che ti appartiene. Gesù vuole un cuore che si arrende. Io sto alla porta del cuore e busso. Se uno apre, io entrerò e cenerò con lui.